giorno, l'esposizione al sole, salsedine, cloro e sabbia. Di sera, shampoo, spazzola e phon. Per i capelli, l'estate rischia di diventare un vero e proprio incubo. Al ritorno dalle vacanze, i capelli sono un vero disastro. Secchi, crespi, pieni di doppie punte. A causa del sole, del sale e dei lavaggi frequenti, la capigliatura è spenta e depressa. Quali sono i principali danni recati dal sole ai capelli durante l'estate? Principalmente sono comunque la disidratazione, perché i capelli esposti al sole o comunque alla salsedine vanno a portare ai capelli una disidratazione, specialmente nella parte della cheratina, perché poi la cheratina è la parte più principale dei capelli, dove sono quelli che poi danno la robustezza, la lucentezza e danno possibilità ai capelli di rimanere più sani possibili. Quindi in questo caso la salsedine e l'esposizione al sole senza dovuti accorgimenti, magari con dei prodotti a base di oli o di prodotti specifici per il mare, possono recare ai capelli della disidratazione. Quindi in questo caso le famose doppie punte dopo l'estate si formano. Ma in genere iniziamo a preoccuparci dei nostri capelli soltanto quando siamo al mare, oppure ancora più tardi, dopo il ritorno dalle vacanze. Appunto, tornando dalle vacanze, come rimediare? Diciamo, noi alla nostra clientela consigliamo sempre l'importante di usare prodotti principalmente di prevenire, non di arrivare a poi a curare i capelli. Consigliamo di usare dei prodotti altamente idratanti, in questo caso shampoo e creme, dove poi lì i capelli sono andati a disidratarsi a maggiore possibilità e quindi sono molto rovinati. Da quest'anno in poi sono usciti dei prodotti a base proprio di cheratina, sono dei ristrutturanti o dei trattamenti, diciamo, più profondi, dove una persona può dare completamente ristrutturazione e innovazione ai capelli, risolvendo il problema dopo l'estate. In che modo specifico agiscono questi prodotti? I prodotti che appunto parlava in questo momento Giordano sono dei ricostruttori, vengono chiamati, e agiscono perché la loro capacità, tramite delle micromolecole, hanno praticamente la capacità di penetrare all'interno proprio della cuticola che è stata aperta dai trattamenti atmosferici, perciò il sole e via dicendo, riescono a penetrare all'interno depositando aminoacidi e cheratina e perciò vanno a riformare la struttura proprio capillare dei capelli, perciò parliamo di un trattamento che va veramente a risanare i capelli e lo fa già al primo trattamento, con un solo trattamento si vede già il risultato. In soccorso giungono specifici preparati cosmetici, sotto forma di shampoo, di oli con filtri UV, balsami ed impacchi ristrutturanti. Una spuntatina è d'obbligo e una serie di trattamenti specifici per la chioma sarà di grande aiuto. Ieri sera, 20 notti e poco giorno, me ne sento ora che torno, ora che la fiesta è andata, pace amore. Qualche consiglio utile in generale per mantenere i capelli sani durante l'inverno? Per mantenere i capelli sani durante l'inverno, principalmente innanzitutto venire dal parrucchiere, che è la cosa basilare, ma soprattutto avere l'accortezza di utilizzare a casa, quando lavate i capelli, dei prodotti che vengono consigliati da un professionista. Perché purtroppo ormai si è abituati a comprare un pochino qua e là, quando invece ci sono delle persone addette che possono mirare il prodotto giusto sul capello giusto. Perciò innanzitutto chiedere. Guardi i visi e qualcuno ancora si stupisce del fuoco sacro che ci unisce, scosse forti all'anima che nessuno scorderà più. E questo il bardo lo sa, lo illumina le città, cantandosi di mena un viva la strada, un viva l'amicizia vera.